Johannes Brahms, concerto numero 1 in re minore per pianoforte e orchestra, opera. Vabbè, va. Rinunciamo, tanto poi mi toccherebbe interrompere. Allora, oggi se vedete Millie rassicuratela, schiaccerò molti tasti, però lo farò nella seconda parte della giornata. In realtà potrei mettermi in missione per la notturna, ma siccome di pomeriggio vado a votare per un segretario di aula, che tra l'altro è d'opposizione, per cui in realtà non so neanche perché vado a votare, cioè probabilmente voteremo scheda bianca, ma insomma vabbè, cioè le cose inutili, no? Vabbè, comunque se va, più che altro è per fare un po' di team building in vista di Pontida e poi dopo una 2 ore di fatti miei a un certo punto del pomeriggio, poi torno e facciamo la mesta cerimonia degli ordini del giorno, no? Sapete che alla Camera, quando si pone la fiducia su un provvedimento, su un decreto, tipicamente succede sui decreti perché c'è l'obbligo di conversione entro 60 giorni, prima si fa una discussione sulla fiducia e si fa il voto di fiducia, poi seguono gli ordini del giorno in cui l'opposizione dice voi avreste dovuto, voi avreste potuto, voi dovreste impegnarvi, eccetera, eccetera. Insomma, la versione, diciamo, codificata dal diritto parlamentare del fate qualcosismo, e poi dopo si vota c'è il voto sul provvedimento, quindi c'è un doppio voto per ogni decreto, uno sulla fiducia e uno sul provvedimento. In questo caso, trattandosi di decreto omnibus che è a cavallo fra commissioni, è in commissioni riunite finanze e bilancio, si occuperanno delle dichiarazioni di voto per la fiducia la collega Cavandoli della commissione finanze e per il provvedimento la collega Frassini della commissione bilancio, e così ogni commissione potrà dire. Non stanno suonando a me, Io sono molto corretto, ma c'è una nonnetta con la smart che si è messa di traverso, insomma Roma è. E per il provvedimento la collega Frassini, così ogni commissione potrà, diciamo, motivare il proprio voto secondo l'angolazione delle proprie competenze. Nell'omnibus c'è un provvedimento importante, che è quello che consente a chi aderisce al concordato preventivo, l'istituto introdotto dalla riforma del codice fiscale, il concordato preventivo biennale. Vi ricordo che l'adesione, per chi non è diciamo del mestiere, non è interessato, ricordo brevemente di che cosa si tratta. Il contribuente sostanzialmente contratta con l'Agenzia delle Entrate un certo ammontare di imposta, presume che nei prossimi 2 anni guadagnerà tanto e quindi pagherà tanto, e se guadagna di più gli va bene, se guadagna di meno gli va male, nel senso che se guadagna di meno avrebbe pagato meno imposte di quelle concordate, ma il punto è che in quei 2 anni si sospendono attività di accertamento, eccetera, eccetera, nei suoi riguardi, nei riguardi ovviamente dei nuovi redditi, cioè qualche cosa che serve a programmare l'ammontare delle imposte. Istituti così esistono in altri ordinamenti, ma il punto è che si è ritenuto che non avesse un gigantesco significato introdurre un istituto che consente di programmare il futuro se non si riesce a programmare il passato, nel senso che tu dici per 2 anni sto tranquillo, poi ti arriva una cartella, magari pazza,
riferita a qualcosa successo, non so, 3 anni prima, 4 anni prima. Quindi sì, quindi con un emendamento il cui regista è stato il presidente della Commissione Finanze del Senato, Massimo Garavaglia, ma che è stato poi sottoscritto da tutte le forze di maggioranza e ovviamente deprecato da tutte le forze di opposizione, si consente a chi aderisce al concordato preventivo biennale di sostanzialmente tirare una riga sul passato e quindi di fatto sospendere attività di questo tipo anche per il passato, pagando un qualcosa che è un reddito presuntivo calcolato sulla base degli ISA, indicatori sintetici di affidabilità. Il decreto diventa legge definitivamente questa settimana. Sapete che in realtà i decreti legge sono immediatamente, hanno efficacia immediata. Il tema è naturalmente è che si pensa sempre che in conversione possa cambiare qualcosa, eccetera, eccetera, e quindi questo fa sì che poi la loro piena efficacia si sviluppi solo dopo la seconda lettura, o comunque la lettura definitiva. Ci sono stati anche decreti con 3 letture, ma insomma sono abbastanza unicorni. Morale della favola è che contribuenti e commercialisti avranno 3 settimane per decidere di aderire al concordato alla luce di questa ulteriore possibilità che il concordato offre, cioè non solo di pianificare il futuro, ma anche di tirare una riga sul passato. L'opposizione, diciamo, lamenta il condono, il favore agli evasori. Noi abbiamo sempre sostenuto che bisognasse tirare una linea perché si veniva da un periodo particolarmente complesso e doloroso per i contribuenti. Abbiamo fatto quello che abbiamo promesso. Adesso magari non è escluso che qualcuno possa finire dentro perché ha fatto quello che ha promesso, non so se si inventeranno il reato di sequestro di imponibile per punirci, però insomma, diciamo, per ora mi sembra che vada tutto bene. E quindi questo è, diciamo, l'aspetto Commissione Finanze, cioè l'aspetto fisco, insomma, del decreto Omnibus, l'aspetto più rilevante. Poi ci sono tante altre cose dentro. Io in realtà interverrò in aula la settimana prossima, perché la settimana prossima si discuterà il piano strutturale di bilancio, un documento che viene presentato al Parlamento, quindi ci sarà, come è d'uso in questi casi, per questi documenti non legislativi, non c'è attività emendativa, ma ci sono risoluzioni in cui il Parlamento, come dire, esorta il governo a seguire certe linee negoziali, a insistere su certi aspetti anziché su altri, e lì naturalmente interverrò verosimilmente in discussione generale, lasciando al capogruppo discussione generale come responsabile economia, anche vice capogruppo peraltro, lasciando probabilmente al capogruppo la dichiarazione di voto finale sul documento. Documento il quale anche lì grandi polemiche, strepiti, stracciamenti di vesti, chiaramente strumentali, perché diciamo l'opposizione, il mandante politico di Monti e prima anche, per dire, del Draghi, prima Maniera, eccetera eccetera, accusa di fare austerità, però effettivamente quello che vediamo è che il tasso di disoccupazione diminuisce, il tasso di occupazione cresce. Allora saltano fuori altri tassi che secondo loro, insomma, c'è molta biodiversità anche dei tassi, che secondo loro dimostrano che però in realtà è un disastro, questi lavori sarebbero più precari. Fatto sta che i lavori che sarebbero più precari, ma noi vediamo una riduzione nell'aumento degli occupati, vediamo una riduzione degli occupati a tempo determinato, quindi
le statistiche smentiscono questo approccio. E non voglio dire che va tutto bene, per forza non va bene, ma io l'avevo detto 13 anni fa che non sarebbe andato bene, cioè che la crisi dell'austerità avrebbe lasciato cicatrici permanenti, strutturali nel tessuto dell'economia italiana. E allora, quando io dicevo questo, quelli andavano dritti. Ora che ci stiamo un po' risollevando, invece si lamentano perché sono fuori dal potere, sono fuori dalle nomine, sono fuori da tutta una serie di cose. E quindi giustamente sono fuori dalla possibilità di alimentare quella loro rete clientelare di potere che chi vive in certi contesti, insomma, pensiamo a certe regioni tipicamente rosse, molto conosce, e che anche nei ministeri romani, insomma, è tuttora ben rappresentata, insomma, quindi ci vorrà molto tempo per avere, diciamo così, un equilibrio che rifletta all'interno della macchina amministrativa dello Stato quello che la maggioranza degli elettori ha desiderato. E questo però, attenzione, presuppone che la maggioranza degli elettori continui a desiderare un certo assetto. Se invece gli elettori si fanno, come dire, abbindolare, no, dalle sirene della fluidità, e cioè la teoria secondo la quale oggi l'elettore è fluido, per cui vota una volta a destra, una volta a sinistra, la destra non sarà mai in grado di combinare nulla, ma non perché è incapace, ma perché, come vi ho spiegato mille volte, la sinistra è al potere da 70 anni, atteso che l'attuale sinistra è l'erede diretta, proprio per filiazione diretta, della Democrazia Cristiana, che è stata sostanzialmente al potere dal dopoguerra fino a almeno Mani Pulite, ma poi attraverso anche Mani Pulite, attraverso tutte le sue varie metamorfosi, si è metamorfosata in democratici vari, con varie tinte, insomma, fino ad approdare al PD, la componente, non dimentichiamoci mai che non, diciamo, sì, c'è una un lignaggio derivante dal Partito Comunista nell'attuale PD, ma c'è un grossissimo pezzo che è dato dai democristiani cosiddetti di sinistra. Quindi le cose stanno andando avanti, i giornali fanno il loro lavoro, che è la propaganda, vi raccontano, vi cantano, diciamo, la mezza messa, voi ve la fate cantare, e ogni tanto qua si interviene per rettificare, riportando dei dati fattuali. Sul discorso dell'occupazione perderò un po' di tempo prossimamente sul blog, mettiamo in fila un pochino di numeri anche in vista dell'intervento in aula della settimana prossima, così, diciamo, mettiamo nel corretto contesto tutta una serie di argomenti, di cifre, eccetera eccetera, di lamentele e di querimonie che sentiamo fare. E questo è prima dello schiacciamento dei tasti, quindi mi raccomando, se vedete Milena o se vedete Open qualcosa, ditelo, oggi Bagnai schiaccia i tasti, giusto per uscire dal radar, insomma, sono schiacciamenti di tasti totalmente inutili. Voi già sapete che il lavoro importante non è quello di schiacciare il tasto, ma quello di decidere che tasto schiacciare, e quel lavoro non si fa in aula, non scende lo Spirito Santo, si fa come è giusto che si faccia in sedi di confronto più o meno riservate. Poi naturalmente c'è lo spettacolo, la rappresentazione ha un suo senso, ovviamente. Prima dello schiacciamento di tasti, giovedì, come ogni giovedì, invece adesso alle 8:30, se si riesce ad arrivare, perché oggi piove, quindi Roma è lievemente congestionata, prosegue il ciclo di audizioni delle casse. Oggi ascoltiamo quella dei biologi, che è una cassa che
della legge 106, non della 509, cioè una cassa che nasce già privata, non una cassa privatizzata, nasce con il sistema contributivo, quindi una cassa, diciamo così, giovane, e naturalmente per una ente previdenziale essere giovane significa avere molti contribuenti e pochi pensionati, e quindi significa stare bene. Dopodiché naturalmente bisogna porsi su una prospettiva di lungo periodo, bisogna leggere i bilanci li stiamo leggendo, eccetera, eccetera. Emergono ogni tanto delle cose interessanti, noi le segnaliamo al Ministero Vigilante, il Ministero Vigilante fa quello che ritiene con i tempi che gli sono propri, che derivano da, così, dalle valutazioni che fa e dal personale di cui dispone. Non penso di annoiarvi ulteriormente con questo tipo di attività, ma ricordatevi che la faccio, e quindi se avete delle perplessità sapete dove trovarmi per esprimerle. Sul piano strutturale di bilancio si parla tanto, siamo in una fase che secondo me è sperimentale un po' per tutti. Vedete che sta succedendo in Francia quello che da tanto tempo vi avevo detto che sarebbe successo, cioè Barnier, il nuovo primo ministro, quello che ha negoziato per l'Unione Europea la Brexit, quindi ha detto che faranno austerità. Ora, come vi ricordate, questo snodo era ampiamente atteso. Ovviamente nel dirlo si pone esattamente nella stessa ottica in cui si poneva qui da noi a suo tempo il compianto Monti, il compianto senatore a vita Monti, cioè il problema è il debito pubblico. Noi sappiamo che le cose non stanno esattissimamente così. La Francia ha un problema di debito pubblico, che è quello che in proporzione è cresciuto di più rispetto a quelli di, per esempio, Germania e Italia, che in proporzione sono cresciuti nello stesso modo. Poi quello tedesco è più basso perché partiva da più in basso. Quello francese è cresciuto di più, è cresciuto di 3 volte, mentre quello a spanne, naturalmente, mentre quello tedesco e italiano sono raddoppiati sotto nell'età dell'euro. Fatto sta che la Francia ha sempre beneficiato di tassi di interesse molto bassi. Questo che cosa significa? Che la crescita del suo debito non è dovuta all'accumulo di interessi, ma è dovuta a un saldo primario negativo, cioè a una differenza negativa fra le entrate e le spese non finanziarie, non per interessi, le spese primarie. Questo indica una fragilità strutturale del bilancio, tant'è che Barnier ha parlato di licenziare 100.000 dipendenti pubblici. I dipendenti pubblici in francese si chiamano fonctionnaire, per cui i giornali italiani, naturalmente, suppongo, e non li ho letti perché non li leggo, perché insomma è un fatto mio, insomma, come se qualcuno ha un problema personale con i ragni, qualcuno ce l'ha con i serpenti, io ce l'ho con i giornali. Non li leggo, ma suppongo che tradurranno funzionari, ecco, non è così, cioè un funzionario è anche il postino in Francia, d'accordo? Quindi comunque mandare a casa 100.000 persone per recuperare non so più quanti milioni o miliardi l'anno, è un bel inizio. Allora, che questo sarebbe successo lo sapevamo, la domanda che ci siamo sempre posti, alla quale non sappiamo dare risposta oggettivamente perché non dipende da fattori intrinsecamente razionali, dipende da un insieme di fattori, è: posto che la Francia deve fare austerità e la fa giustificandola col motivo sbagliato, il debito pubblico, quando in realtà il problema della Francia è che è in deficit estero da sempre e che ha un debito estero netto su PIL del circa 66%, che è tantissimo. Noi venimmo attaccati quando eravamo al 33%, cioè una cosa, vabbè. Posto che le cose stanno così,
I francesi l'austerità se la faranno fare? Ecco, la domanda è questa. E attenzione, di tutta questa spesa, per esempio, sociale, no? Beneficiano non solo e non tanto i francesi, quanto quegli immigrati provenienti dalle ex colonie, provenienti dalle aree in particolare dell'Africa, dove la Francia per tanto tempo ha esercitato la propria influenza culturale, politica, cioè persone che, diciamo, parlano francese, no? In Marocco si parla francese, in Algeria si parla francese, in Algeria si è anche combattuto sanguinosamente per mandare a casa i francesi, ma insomma in Tunisia si parla francese, in buona parte dell'Africa subsahariana si parla francese. Ecco, allora lì ci sono tante persone che diciamo avrebbero una serie di presupposti culturali per una integrazione nel tessuto sociale francese, per esempio la lingua, d'accordo? Ma sulla cui totale e compiuta integrazione qualche dubbio potrebbe essere lecito nutrire, e anche a valle di questa integrazione, diciamo così, incompiuta, c'è un, come dire, inserimento in un mercato del lavoro marginale e la necessità di ricorrere alla spesa sociale in modo abbastanza massiccio, anche perché per motivi culturali, perché per motivi di tanti tipi, insomma, diciamo così, un atteggiamento molto peculiare rispetto all'emancipazione delle donne, eccetera, eccetera, eccetera. Tipicamente queste popolazioni poco integrate fanno un sacco di figli e quindi naturalmente hanno bisogno di molto sostegno, e per carità di Dio, ci mancherebbe altro. Il problema è che adesso questo sostegno glielo devono tagliare. Quindi nel valutare la situazione francese lasciamo da parte i cretini che, come dire, già 12 anni fa, ma anche 3 anni fa, vedevano la Francia forte. Io penso di avervi dato degli strumenti oggettivi per valutare la situazione francese. La Francia non è mai stata forte in termini economici sotto il profilo finanziario, ha sempre avuto questa fragilità, la fragilità dei deficit gemelli, che sapete cosa sono, cioè ha avuto un doppio deficit, deficit pubblico e deficit estero, e è il secondo soprattutto che preoccupa. Ma in questo contesto, ripeto, il problema non è quello che dice un noto autore italiano, di cui sinceramente non mi sovviene il nome, non so se è Paolo Conte, quello dei francesi che si incazzano. Sì, i francesi magari si incazzano, insomma, sono quelli della famosa rivoluzione francese, tutti si dimenticano però che il primo re decapitato nell'ondata, diciamo così, di rivoluzioni, di riforme, chiamiamole così, fu il re d'Inghilterra. Ma insomma vabbè, i francesi ci sono arrivati dopo, ma ci sono arrivati, noi insomma abbiamo seguito un percorso diverso. E il problema non sono i francesi che si incazzano in Francia, il problema sono gli islamici che si incazzano in Francia. Cioè, voi conoscete, sicuramente l'avrete letto, io confesso di no, quindi mi dispiace parlarne perché non l'ho letto, ma c'è un romanzo di Houellebecq che si chiama Soumission, e guardate che l'austerità ci spinge verso lo scenario Soumission, esattamente come negli altri paesi, diciamo, più legati ad un passato coloniale, l'austerità spinge verso una risposta conservatrice. E questo è il dato, diciamo, da monitorare.
quello che succederà quando si dovranno trarre le conseguenze di una situazione che va avanti ormai da anni, da sostanzialmente credo che la Francia fosse in deficit estero da prima di entrare nell'euro. Il deficit pubblico non fa di per sé notizia. In un'economia capitalista occidentale che minimamente funzioni bene, il settore pubblico è in deficit, deve essere in deficit. Poi il problema è capire quanto. Certo che non si deve eccedere, però sostanzialmente un deficit pubblico strutturale va bene, perché il debito pubblico rimane il debito della mano destra con la mano sinistra. Il deficit estero strutturale non va bene, perché il debito estero è il debito dei cittadini residenti verso entità estere, private, pubbliche, fondi, cioè gente che non parla la tua lingua. E quindi questo ovviamente rischia fatalmente di creare delle difficoltà. E ripeto, quando per esempio Dago Spia, no, che è un pochino la voce del padrone, ed è una voce qualche volta originale, però molto spesso superficiale, diciamo, superficiale per un operatore informativo è già un complimento, voglio dire, io do una valutazione, ma una valutazione altamente positiva. Comunque, quando Dago Spia dice: ah, adesso Barnier farà l'austerità in Francia, chissà che cosa succederà in Italia. In Italia non succederà un cazzo di niente, per il semplice motivo che noi il problema del debito veramente tossico, nel senso che è il debito che non sai se puoi gestire semplicemente rinnovandolo come il debito pubblico, ma prima o poi devi ripagarlo, il debito estero, noi quel problema lo abbiamo risolto, lasciando morti sul terreno, quei morti che la sinistra imputa a noi, ma che ha fatto lei, e il punto è che adesso però quel debito non c'è più, quindi il tema austerità per noi non si pone, lo pongono in chiave polemica i politici e i giornali di sinistra, cioè i politici di sinistra e i giornali di sinistra, non c'è bisogno di dirlo perché sono così, i giornali sono quella roba lì, ma non esiste, cioè non c'è una analogia possibile fra il caso francese e il caso italiano. L'Italia le riforme le ha già fatte, lascia perdere che adesso naturalmente si continua liturgicamente a parlare delle riforme per la produttività, tutte ste scemenze da pittini. Il problema è che le riforme sono state fatte e anzi adesso ci sarebbe spazio per, come dire, disfarne qualcuna che oggettivamente ha causato più danni che benefici, ma sono due situazioni molto diverse. Per questo vi dicevo, qui concludo perché grazie a Dio sono arrivato in tempo, per questo vi dicevo che quello del piano strutturale di bilancio è un esperimento, è un laboratorio, perché noi lo abbiamo fatto, è un piano strutturale che apre spazi nei prossimi anni, poi c'è stato anche un dibattito, ci apriamo uno spazio subito, ce lo lasciamo per dopo, eccetera, eccetera. C'è stata un'elaborazione interna. Un piano sicuramente perfettibile, vedo tanti amici che criticano su Twitter e non voglio sostenere che abbiano torto, e hanno sicuramente ragione, anche nelle metriche che io ho insegnato loro. Questo piano è, come dire, è, per essere diplomatici, lo si può anche considerare perfettibile. Non posso certo lamentarmi se la gente ripete al momento sbagliato le cose che gli ho insegnato al momento giusto. Fatto sta però che in una valutazione più complessiva teniamo botta un anno e poi ne riparliamo. Va bene, vi lascio.